svariati chili di cocaina purissima e una rendita di circa 8.000 euro a settimana. Una vera e propria attività commerciale messa su da una organizzazione criminale dedita allo spaccio in numerose zone del Fasanese e sgominata dai carabinieri della compagnia di Fasano in collaborazione con la compagnia di Monopoli e del nucleo cinofili di Modugno, che nelle prime ore della mattina hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei 32enni Antonio Bufano e Cosimo Sibilli, del 40enne Biagio Grassi, del 49enne Carlo De Simone, del 50enne Pietro Conversano, tutti di Fasano, già in carcere accusati anche di detenzione di armi. Ai domiciliari sono finiti il 43enne Giuseppe Strada, il 38enne Nicola Cofano e il 33enne Angelo Schena, anch'essi di Fasano. Di Mola di Bari l'ultimo arrestato, il 32enne Giuseppe Benito Tanzi. Altre 7 persone sono state invece denunciate e sottoposte al regime dell'obbligo di dimora. Per molti degli indagati l'accusa è di associazione a delinquere, il che ha permesso che l'azione rientrasse anche nelle competenze della direzione distrettuale antimafia di Lecce, rappresentata dal procuratore capo Cataldo Motta. Con un aspetto molto importante, l'attenzione al territorio da parte dei carabinieri, in particolare quelli della compagnia di Fasano, che sono stati veramente bravi perché hanno colto dei segnali che dovevano essere, che hanno poi portato a questa operazione, che dovevano essere, avrebbero potuto essere sottovalutati per, come normalmente avviene. Invece c'è stata un'attenzione particolare e i risultati poi si sono visti, si è riusciti a delineare, non soltanto sono stati, mi pare una 70ina di episodi di spaccio sono stati presi in considerazione, sono stati accertati, ma è stata delineata un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armata per di più perché uno dei componenti aveva una pistola e quindi anche con una certa pericolosità. L'operazione denominata Pezze Vicine, dal nome di una località periferica fasanese battuta dagli spacciatori, è iniziata nel 2008 con gli indagati trovati in compagnia di un pregiudicato in possesso di cocaina. Le investigazioni scaturite successivamente hanno poi portato alla individuazione di alcuni locali pubblici tra Fasano e Locorotondo, dove il commercio della cocaina, che era conservata in molti muretti a secco nelle campagne fasanesi, aveva il suo consumo più fiorente, con dosi vendute tra i 70 e gli 80 euro al grammo. Nel corso delle attività che hanno permesso di riscontrare altri 70 episodi di spaccio grazie ad intercettazioni telefoniche ambientali, i carabinieri hanno sequestrato, oltre alla cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e pistole scacciacani modificate per pallottole 8 mm. Un ottimo risultato per la compagnia dei carabinieri, che allerta l'inasprirsi delle azioni criminali di estorsione e rapina anche a causa dell'uso di stupefacenti da un numero consistente di giovani disperati e senza lavoro. L'arma dei carabinieri ha una particolare attenzione alla problematica della droga, specialmente nei giovani, perché io e l'arma, noi siamo convinti che intorno al mondo della droga purtroppo ci sono anche altri tipi di reato. Le rapine fatte dai giovani, per esempio dai minorenni, secondo me uno degli obiettivi di quelle rapine porta proprio all'acquisto di sostanze stupefacenti.